Buongiorno, benvenuti alle chicche formative di stamattina. Allora, oggi parliamo un po' di come mai alcuni non riescono a chiudere delle trattative, no? Arrivano magari fino a sedersi davanti al cliente, però poi a un certo punto, no, per una ragione o per l'altra, che ad alcuni non è molto chiara, ieri ho avuto proprio un caso di questo genere e ho identificato dove era il problema. Magari mi piace condividere con voi quello che scopro durante le sessioni di business coaching con alcuni di voi, per fare in modo che se il problema è diffuso, la soluzione può aiutare anche qualcun altro, no? Quindi vediamo un attimo il problema, dove e in che modo l'ho identificato e come ho pensato di risolverlo. Dunque, il problema era come mai non chiudo le trattative, no? Quando la redemption di chiusura è inferiore al 70%, vuol dire che c'è un problema, no? Io tendenzialmente ho una redemption di chiusura del 90%, 90 è abbondante per cento, ma questa cosa ce l'avevo anche quando non mi occupavo di coach e mi occupavo di vendita, perché creavo tutte le condizioni perché poi il cliente fosse soddisfatto, diciamo, delle offerte e scegliesse me come professionista, no? Ora, veniamo a noi. Qual è il problema? Il problema è spesso che si mettono troppe barriere all'ingresso. Allora, vi faccio un esempio. Mettiamo che io sono in coda fuori da un negozio di scarpe, ok? Sulla porta c'è il buttadentro. Arrivo e il buttadentro mi dice: cosa le serve? Dice: guarda, mi serve un paio di scarpe nere. Ah, ok, perfetto. Su cosa le vuole indossare? Dice, ma un po' su tutto. Beh, su tutto un po' vago. Mi dica esattamente su cosa. Che abiti ha nel suo armadio? Ha anche degli abiti blu? No, perché se ha anche degli abiti blu, la scarpa nera non va bene. Allora bisognerebbe prendere, che ne so, un beige piuttosto che un altro colore, no? Cioè, mi fa talmente tante domande mentre non sono ancora entrata nel negozio, ok? Che a un certo punto dico: senta, facciamo una cosa, vado a casa, apro l'armadio, guardo tutti i vestiti che ho e poi torno qui e cerco di capire se oggettivamente è una scarpa nera quella che mi serve, ok? Esco quindi dalla coda, mi incammino verso casa per fare quello che mi è stato consigliato dal buttadentro e in vetrina vedo un paio di scarpe nere. Entro e le compro perché io quello volevo, un paio di scarpe nere. E non volevo qualcuno che mi facesse l'imbuto al contrario, ok? Cioè, se io metto l'imbuto al contrario, quindi ti metto troppe barriere in ingresso, poi finisce che rischio di confondere le idee al possibile utente, cliente, eccetera, eccetera, e va a finire che io non la chiudo quella trattativa, la chiude chi? Un altro che non mi mette tutte queste barriere all'ingresso, un altro che non ha il buttadentro, un altro che ha la scarpa nera in vetrina esattamente come la volevo io. Entro, la compro e mi sono tolta sto problema di andare a casa, tornare, capire. Ok, quindi se lo mettiamo su di voi, questo cosa significa? Significa che a volte per scrupolo, perché ci sono alcuni consulenti che sono molto scrupolosi, ma per carità va benissimo. Però intanto fai una cosa, prendi i soldi, li metti sul conto e poi dopo da lì diventi scrupoloso, ok? Perché se mi metti tutte le barriere prima di aver ancora incassato, finisce che poi arriva un altro e incassa lui al posto tuo, ok? Quindi la chicca formativa di oggi va in questa direzione, cerca di capire se tu sei uno di quelli che mette troppe barriere all'ingresso, oppure c'è anche gente che non le mette per niente, né prima, né dopo, né durante. Allora lì, quelli lì magari sono i superficiali, sono quelli che fanno i venditori di prodotti finanziari, non fanno i consulenti finanziari. Però troppo scrupolosi, con troppe barriere all'ingresso, si rischia di avere pochissimi clienti e di fare in modo che quel cliente lo chiuda qualcun altro con meno barriere all'ingresso, ok? Ciao!